Presidente della Federazione Regionale Buonasera. dell'Ordine dei Medici. Buonasera, Buonasera. Presidente. E a Allora. questo aggiungo una problematica che riguarda tutto il nostro paese e che è collegata al fatto che si è deciso in Italia di inserire nel numero dei decessi da coronavirus tutti i casi di coloro che sono stati scoperti positivi al Covid-19 o durante la propria vita o anche addirittura nel post-mortem. Quindi noi praticamente stiamo azzerando quella che è la mortalità per qualsiasi patologia naturale che sarebbe occorsa anche in assenza del virus. Ne dico questo con cognizione di causa, lavorando in quello che è l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Genova, dove abbiamo contezza che all'obitorio comunale di Genova i decessi per patologie non Covid sono praticamente scomparsi. Quindi il numero dei decessi che noi attribuiamo a coronavirus in Italia è altissimo. In Liguria sembra di più perché la popolazione è particolarmente anziana. Ecco, questo mi consenta, professore, diventa però un tema serissimo. Cioè, il numero dei morti da Covid è all'origine di ogni altra scelta di tipo politico, sociale, economico che si sta facendo nel nostro paese. Forse sarebbe il caso di raccogliere questo suo suggerimento e di provare a conteggiarli in modo un po' diverso, perché allora forse, cioè, ci stiamo fregando da soli su questo numero. Ma infatti i parametri che gli scienziati tengono in considerazione, non perché sono cinici, ma perché sono dati più affidabili sull'idea del contagio, sono il numero di nuovi positivi, il tasso di ospedalizzazione ed il numero dei ricoverati in terapie intensive. Questi sono i parametri che noi dobbiamo tenere in adeguata considerazione e credo che nei tavoli specialistici che sono attualmente attivi questi siano proprio i discorsi che vengono fatti. Certo, l'immagine dell'Italia nel panorama internazionale non ne esce bene, non ne esce bene quella della Liguria. Per questo sarà importante andare a rivalutare quelle che sono le strategie di attribuzione dei decessi, quindi una rivalutazione critica delle schede Istat, e in questo senso è proprio attivo un progetto ideato dal professor De Stefano, che è il direttore dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Genova. Molto bene.